Più di 1000 bambini, studenti e appassionati di scienza hanno invaso l'Agenzia Spaziale Italiana, aperta per la prima volta al pubblico in occasione della Notte Europea dei Ricercatori. Nel piazzale d'ingresso code per ammirare il cielo grazie al planetario digitale itinerante, nel grande atrio mostre sulle principali missioni a cui l'Italia prende parte e ancora giochi e laboratori per i più piccoli per spiegare la scienza con parole semplici e far capire al grande pubblico in cosa consiste la cultura scientifica e quali sono le sue ricadute nella vita di tutti i giorni. Dalla terrazza dell'ASI sono decollati verso il cielo anche 3 razzi amatoriali, in tutto e per tutto riproduzioni scala dei veri lanciatori, che hanno inchiodato il pubblico con gli occhi all'insù. L'ultimo lo ha lanciato lo stesso presidente dell'ASI, Roberto Battiston, che ha scherzato con il pubblico confessando che proprio quello era il suo sogno fin da bambino. Ma non solo. Nella notte voluta dalla Commissione Europea e arrivata alla 9ª edizione, hanno trovato posto anche seminari che hanno ripercorso la storia italiana dello spazio e concerti di musica classica con brani legati all'astronomia. In ogni angolo della sede di Tor Vergata, capannelli di appassionati hanno seguito le spiegazioni degli scienziati e capito qualcosa di più di cosmo e mestieri della scienza. La serata all'ASI è stata organizzata in collaborazione con l'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali. Un successo straordinario che fa capire cosa fa l'Agenzia Spaziale Italiana, spiega Battiston, e a cosa serve la ricerca spaziale. Magari questi bambini che vediamo qui oggi saranno al nostro posto tra qualche anno.